Benvenuti nella città Black Rock. Normalmente è un deserto sterile in Nevada, ma per una settimana nel mese di agosto di ogni anno, quasi 50.000 persone vengono qui e campeggiano insieme per fare una città temporanea per l'evento Burning Man. Come ogni città, ha gli indirizzi e le strade, ma i residenti qui devono portare tutto con loro e fare scambi generosi con i partecipanti, i burner, durante la settimana. Non si possono usare i soldi. Le persone qui hanno una filosofia di vita unica e volevo impararla. Burning Man event, and they include radical self-expression, radical self-reliance. I can't recite them like catechism. Vengono delle persone con molti interessi e creano campeggi speciali per condividere le loro idee. Ho passato la maggior parte della mia giornata nei campeggi e mi sono molto divertito scambiando idee. Alloggiavo nel campeggio di Couchsurfing con un centinaio di altri couchsurfer. Uno dei miei campeggi preferiti è stato il supermercato delle anime gemelle di Costco. Top quality soulmates at discount warehouse prices. That is the stated goal of the Costco Soulmate Trading Outlet. The idea is that you find someone, really anyone, that you could consider a soulmate and bring them in to trade, and we will give you an official Costco approved soulmate in exchange. Così ci siamo iscritti e dopo un giorno ci sono state assegnate le nostre anime gemelle. Ci hanno dato l'indirizzo dei loro campeggi e siamo andati per il deserto in cerca di loro. E le abbiamo trovate. Non ho trovato la mia vera anima gemella questa volta, ma la ricerca è stata fantastica e ho imparato molto. Qualche volta è stato facile dimenticare che eravamo davvero nel deserto, ma la natura ce lo ha ricordato spesso. Tempeste di polvere frequente ci hanno obbligato a portare occhiali protettivi e una maschera. Molte persone sono restate in tenda, ma a me piaceva uscire ed esplorare anche in questi momenti. Il modo migliore di spostarsi attraverso l'incredibile estensione di questa città temporanea è in bicicletta, ma ci sono altre opzioni. Di notte portavamo luci in modo da non scontrarci. Le feste sono continuate ogni giorno per tutta la notte. Il nome dell'evento proviene dal rogo dell'uomo di legno che si verifica la notte di sabato. Per molte persone è la parte migliore della settimana, ma io ho preferito il rogo del tempio dell'ultima notte. Durante la settimana le persone hanno lasciato nel tempio oggetti che rappresentavano le cose della loro vita che volevano lasciarsi alle spalle e alcune note per i loro cari che sono morti. L'emozione questa notte è stata incredibile. Siamo tutti rimasti fino a quando l'intera struttura è crollata. La filosofia ambientale di non lasciare niente sul deserto è fortemente promossa, così abbiamo preso tutto quello che abbiamo portato con noi in modo tale che il deserto fosse ristabilito come se nessuno ci fosse mai stato. Ho visto un lato più generoso e più giocoso dell'uomo durante la settimana. Porterò quello che ho imparato con me per tutta la vita.